Ciao, sì, ciao. Non rompe c***o. Televisione, occhio che c'è una cosa. Un sogno del cassetto. Bravo. Praticamente oggi come oggi no. Che è successo? Non è che meni. Perché? No, perché? Se do io. La vita mia è più di qua che di là. Vai, no, bravo. Con noi te l'hai paura. Di te ci do paura. Amico. Cari amici, oggi siamo di nuovo qui a Termini, ma con una particolarità. Insieme a noi c'è Peter Santeniello, che è uno youtuber americano che fa il mio stesso mestiere negli Stati Uniti, andando nei ghetti più difficili, con le gang e con le bande più difficili. E in più c'è un'altra particolarità che non va sottovalutata. C'è anche Franchiner criminale. Regà, a lui gli fanno i complimenti per i video di scuola e botte, perché quartieri criminali non c'è mai stato. Questo è il suo primo video presente in quartieri criminali. Ma non è vero, sono stato in tutti, sei tu che non mi hai visto. Poi mi devi pure ringraziare perché il format te l'ho passato io, dai, su. Ma ha venduto. E poi, siccome Mattia Faraone oggi ci aveva da fare, abbiamo portato un altro Mattia. Eccomi. Che tra l'altro si sta sponsorizzando il suo locale. Finalmente, dopo 180 puntate. Fuori i secondi, l'unico ristorante con ring al centro. Yes. Io ci ho mangiato e la pizza non è base scrupolosa. Zitto! Detto questo, se vi interessa il video dove illustriamo a Peter, un americano che ha visto i peggio ghetti d'America, la stazione Termini, rimanete. Altrimenti, cari amici, alla stazione Termini vendono i bomboloni con la crema, ve ne comprate una busta da 24 e ve li schiaffate tra le chiappe. È la tua prima volta qui a Roma, è la tua prima volta alla stazione Termini. Qual è stata la tua prima impressione? Yes, of course. Oh, ti ha capito. La impressione che ha fatto. Nice place. Are you sure? I think so. Looks good to me. Yeah. Dice che va bene, gli piace, sembra a posto qui. Questo all'uscita della stazione. A dimostrazione che per il turista è tutto a posto per un semplice motivo. Quando si arriva alla stazione Termini hanno pulito tutto, perciò chi esce sulla piazza, prima impressione, è tutto a posto. Ma adesso noi porteremo Peter nelle vie limitrofe, vedremo un attimino se l'impressione cambia. Nel frattempo gli mostriamo a Peter che c'è un bellissimo monumento della Roma antica. Secolare. 2600 anni, yes. Le mura serviane, fra le più antiche mura del mondo, gratis, for free, beautiful, for free, you don't pay. 2600 years. Yeah. Dice che è bello questo, certo. Questo muro, trovare un muro così antico alla stazione dei treni. Gratuitamente. Dicevo prima, non assomiglia a Johnny Sins lui. Fallo vedere, vai. I'm Johnny Sins, only bigger. Probably. Questa è l'interno, la parte commerciale della stazione. C'è un piano sotto, tutti i negozi. Qui sopra tanti negozi, anche molto belli, come Douglas, come Victoria's Secret. Sopra c'è un'altra parte food, tra l'altro con prodotti anche di qualità, anche sopra. Però noi adesso simuliamo quello che succede. Aspetta, al turista tipo... Aspetta, mica gli posso tradurre un ma lui missile, sta, un lui missile, sta, missile sta, de no, cose. Sta capendo, vai. Simuliamo quando il turista normale esce dalla stazione, c'hai tre opzioni, dritto, destra e sinistra, dietro non si può tornare. E se noi adesso usciamo qui sulla destra, voglio mandare Peter avanti a via Marsala e vedere magari qual è la prima impressione che lui si farà. But if you go right, like we are going now on the right side, is the worst side of the Central Station. Per fortuna lui ha preso un hotel, una stanza qui in via Marsala. Okay. Giustamente lui passeggiando prende quest'area qui e si ritrova. Yeah, it's got a different feel over here. Sempre a litigare state voi. Dice. Tutto a posto, bello. Come stai? Ma te, hai rifatto a botte? Porco, sempre a fa botte. Ce l'ha uno euro. I spicci dopo te li portiamo. Stiamo dice senza che spicci. Già è cambiato il feeling. Sì. Do you see? Giusto in due metri. Ma che spicci? Portiamogli in paradanti con caschetto. A lui sì. Ogni volta ha bozzato. Ogni volta sì. Ci penso io. Sul caschetto e il paradanti. Quando incontro lui ha sempre fatto a botte. Tutti giuri, sempre. O una coltellata o un pugno. Every time Cicalone lui è americano. Yeah, yeah. It's always fight. When he fight. He wants to fight Cicalone? No, no people. Around random people.
So random people walking by? Yeah, people walk here and you fight with them. Lui una volta si era arrabbiato con tutti noi, ti ricordi? Sempre arrabbiato. Lui una volta gli hanno dato una bastonata. Tre sbrancate. Stava pieno di sangue. What happened there? Sono arrabbiato con lui. With the pool. Oh, with the pool. With the pool. Una bella storia. No, lui è bello, lui è bello. Lui è bello. Un occhio di Rocconi, non è là. O chiameremo il Punchyball prima o poi. Ciao, buona serata. Ciao. For the monument. He's American YouTuber for monument in Roma. Coming for Australia, America, non take picture here, per favore. Fa il poliziotto, per favore. Che? Tranquillo, eh? Sì, sì, ma nessuno mi ripia a te, capito? Vieni, vieni. Tranquillo. Ok. Dicevo, quest'area è la più pericolosa perché è quella con meno controllo in assoluto. Qui è possibile costruire un po' come gli Stati Uniti, no? Moltissimi dalla Nigeria, dall'Africa, dai vari posti, vedete? È un po'... Lì c'è Mami. Ciao Mami! Ciao! Matti, senti. No, 10 minuti. Diletto. Stai tranquillo, no? Vai tranquillo. Non c'è. Si chiama i carabinieri, va bene. Non ti avvicinare. Che cosa? Non ti avvicinare. Nessuno ti ha. Non ti avvicinare. Nessuno ti ha. Occhio, stanno a più roba. Occhio, stanno a più roba, preparati. Sì, lo so. Io. Nessuno ti ha ripreso, fratello. Stai tranquillissimo. Io. Vabbè, ciao. Ciao. Non rompe. Televisione. Occhio che c'è una cosa visto là. È problema. Oh, sto detto basta, sì, tranquillo. Ti ho detto tranquillo. Là, sì. Tranquillo. Non fa avvicinare. No, stiamo camminando. Oh. Regà. Vabbè. Non c'hai mai. Ah, ok, ma occhio a questo. Educati, sì, solo per abbiamo detto ciao per educazione. Non abbiamo fatto niente, tranquillo. No, sì, regà, no, ma se voi venite da lì non ve ripia, se voi state là non ve riprende, se voi siete venuti qua. Ma qual è stato il tuo problema? Dici al volo. Che abbiamo fatto? Ragazzi, se andate lì non ve riprende nessuno, stiamo camminando. Tranquillo, non mi mette avvicinare, te va avvicinare. Anche perché frate, sei molto sì, tranquillo. Andatevi a sedere lì e non ci stanno problemi. Guardare come se te lo devi. Va bene. Sta al posto tuo, non minacciate, non c'è. Non minacciate. Stiamo tutti a frate, ti metti a sedere. Non minacciate, non c'è motivo. No, non ti avvicina a lei. No, 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 non ti avvicina a lei. No, 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 no. Ma state no. Anche io, non amico, Mattino. Amico, amico, aspettami. Io tanto di rispetto. No. Tranquillo. Per favore, no. Tranquillo. Non ti avvicinare, no. Perché Mami è una mia amica, Mami, tranquillo. Non tocca niente. Ma nessuno è stato niente. E tu prendi quindi? Sì. Amico. Hai visto il mio adesso? Ma ti lascialo sta. Basta. Sei tranquillo e vattene, ma rotto. Vattene, no, sì, no, no, vai però. Non vi arrabbiate, non vi arrabbiate. No, io. Nessuno ti ha detto niente. Stai tranquillo, stai tranquillo. Non no, ragazzi, non mi tocca. Metti da sedere e comportate bene. Dai, non mi tocca. Metti da sedere e comportate bene. Vattene. Sì. Non mi toccate, faccio male. Sì. Fascista. Ok. Vattene. Appia quello arriva, non me lo corro. Vai, fratello, vattene. Non tocco. Oh, sì, va bene. Ciao. Come? Sì, non lo tocco. Simo, non lo tocco. Perché? Scusa me, Simo, però c'è la sì, lo so, però lo so, ti capisco. Dai, tranquillo, no problem. Dai, evita su. Amico, no, tu non hai paura. Di te ci paura. Amico, no, no, tu sei tranquillo. Aspetta, no, ha detto non avere paura di lui. Paura. Lui vuole essere amico. Non c'ho paura. Frate, guardami che faccio adesso, devo essere paura di te. In Europa, non ha detto che devi avere paura, al contrario. Sì. Bravo, frate, vedi che ha capito? Vai. Regà, ma perché litigiamo? Nessuno ti mette. Stai tranquillo. Che sei arabo. Tu dove sei te? Io. Dove sei? Dov'è il tuo? Guinea. Guinea. Ok, bravo. Ti voglio bene, vieni qua. Basta, tranquillo. Sta per no, te. No, io ho detto ciò per educazione, capito? Vai.
Ciao frate, boh, quanto mi ha fatto parlare? 20 minuti? Tutti i giorni. Non so buono a parlare. Carabinieri, polizai, passa là. Hai capito? Sì, sì, tutto a posto, dai. Però. Tutto a posto. Posto. Ciao, bello, dai. Ciao. Ciao. Bravo. Quello che vi volevamo far notare è che... Poi c'hanno questi oggetti pericolosi che io ho ben ripreso, però... Sì. Allora, quello che succede, camminando vicino alle mura aureliane, è che queste persone che hanno bevuto, che sono drogate, che hanno dei problemi, purtroppo sono aggressive. E è normale che noi, che stiamo qua, siamo tre uomini grossi, certo. Non è che ci possiamo fare intimidi così. Allora, gliel'abbiamo detto con educazione, perché mi sembra essere stati educati. Certo. Poi certo, inizi a vedere uno che prende un bastone, uno che prende una lama, uno che c'ha un rasoio, perché portello e bastone. Attenti, perché poi quando si avvicinano, l'altra volta io qui feci l'altra discussione con quello che gli avevo detto che lo sbattevo per terra, quello ci aveva una lametta. Allora il problema è che se mi fa un taglio con una lametta è una grana ed è rischioso, e pertanto noi sconsigliamo di prendere posizione con questi. Quando è così uno tira dritto e se ne va. Certo. Ovvio che noi avevamo la cameraman, tutta la situazione, non potevamo fa i vaghi andarci. Certo. Dove abbiamo salutato la signora. Loro certo, tra l'altro abbiamo salutato Mami, che oggi era stranamente tranquilla. Sì, usually Mami is very angry. Oh, today, today smile me. Mami is the boss of the area. Is a woman, big woman. Anche qui è una cosa che va giornaliera. Può capitare che un giorno è tutto idilliaco, così, grazie, magari gli porti una cosa da bere, gli porti un maglione, gli porti una coperta, e poi invece capita un giorno che sono straniti perché hanno preso delle sostanze, hanno avuto comunque un momento sbagliato, e automaticamente ti arrivano col bastone. È pericolosissimo. Esatto, ti arrivano le cose, cercano un pretesto per litigare poi, certo. Che è quella la cosa più complicata. Senta, tra l'altro guardate qui un portafoglio appena rubato. Scippato, le cose che servono si buttano qua. È pocket. Questa via qui è una via molto importante. Università. Università e aviation. Comunque io. Vaffanculo. Ma non ce l'ho! Se non ce l'hai tu, che ti serve? Una birra. Una birra. Mamma mia, lo faccio io, faccio. Non lo volevo manco fare. Aspetta, no, però fa pure lui. Manco l'acqua. No, però glielo a lui, mi fido di più. Glielo a te i soldi. Meno male, siamo uguali. Questa famola sì, moto rallenti, cicalone che ti dà per portafogli. 10, la madonna. Per 10 anni da YouTube, lo scudo gli ha dato. Per 10 euro mi devi fare. Ecco lo scudo di Simone Cicalone. Ragazzi, allora. Specula sui poveri. Cicalone che specula sui poveri. 5 euro. Oh, te fa vedere più per un mese. Simone Cicalone, raga. Te fa. Oh, un euro a te, 5 a te, sono 6 euro. Poi per mese non te fa più vedere. Non parla male di te. Oh, sono Cicalone, dai, grazie. Grazie. Cicalone! Bella! Non sai che succede con... Certo, no, no, sì. Ah, dell'altra volta? Sì, te ricordi? No, mica lo ricordi. Lo conosce pure Padre Pio, lo conosce Michele. Ciao, Cicalone! Io e i bambini. Un saluto ai bambini! Sono nonna. Sei nonna? Ma dai, quanti cazzo anni c'hai? 49. Mi coglioni. Sono vecchietta. Parla da sola, va. La bella gnocca, ecco, rimedio pure l'appo. No, oggi era uscito, c'era il braccialetto, ho visto. È scappato la città. Ma stava in piazza. Cioè, c'era il braccialetto, si è scappato dalla città. Vabbè. Sta bene, è una parola grave. Noi stiamo a parlare tra di noi. Stiamo a parlare tra di noi, mica e te fa ripià, infatti. Oh, se basta, voglio essere io adesso, mette davanti. Ma che da fa? Secondo me via, ti seguo ogni mattina, ogni pomeriggio. Grazie. Sei un mito. Ma che è Cicalone? Cicalone è un personaggio. Bella, ciao. Abbiamo conosciuto. Io lavoravo con Mel Gibson, c'è carino. Ah, ma con Mel Gibson? Me coglioni. Ah, professore Gesù Cristo. Moreno. Era buono. Sei di Roma? Moreno. Assisi. Assisi. Moreno è di Assisi. Però vivi a Roma da tanti anni. Sarebbe bene. Coperto di coppa che regna bastoni. Due anni.
Trombo cazzo a parlare, apposta, che deve fare? Con Moreno stiamo a parlare. A parlare con Moreno. Che deve fare? Niente, faccio di shop. Questo è la Sky. Sono da Sky queste. E non ce l'hai, non ce l'hai la famiglia. Raga, come fate a ridere però? Mamma mi ha abbandonato quando ero piccolo. Mio padre era un ingegnere, sai come? Mi ha preso sotto carico lui e poi era. Lui ha risposato un'altra donna e ha fatto un'altra figlia che poi mi hanno mandato via. E tu non ti sei mai sposato? Ma che bello sei, un po' meno, eh? Vabbè, lui non si è mai sposato, ma che ci prova? Però c'è una bella solidarietà tra di voi, mo, a parte gli scherzi. Cioè, no, ma poi lui è girato la moneta al cinema, questo è bene, pensavo tu. Mo, al di là di tutto, cioè, uno dice. Ma che sta lui 5 minuti fa io ho legato le scarpe. Ti facciano male i piedi. Moreno, una volta ti dai. 56. Una volta che sei scarpe, sta giocando. Ma ha fatto giusto contro mano. Io pensavo che era un tappo. Io pensavo che era. Vabbè, ah, lavoraccio. Cioè, guarda, a me mi ha morto mio figlio per sappia a male, però. Ma c'è un sogno? Un sogno ce l'hai? Un sogno del cassetto? Bravo. Praticamente oggi come oggi no. Perché nel futuro lo vedo molto scuro. Il suo futuro lo vede molto scuro. E quello che c'avevi prima? Quello che c'ho avuto tutto. Macchine, moto, c'ho avuto fatto sci nautico. Sono stato sul deltaplano, sono stato sul parapendio, mi sono divertito. Ah, sei goduto la vita? Sì. No, veramente, però. E poi hai perso tutto? E poi, perciò mio padre è morto e poi ho perso tutto. Ho fatto l'immersione fino a 20 metri. L'immersione con le bombole. Ho fatto immersioni con le bombole. Con le bombole, sì. E poi che è successo? È vero, c'è il rischio di embolia gassosa. Certo. E allora sono arrivato fino a 20 metri. Col fucile subacqueo andavo a caccia alle verdesche. No, perché si è ammalato mio padre, no, c'aveva un tumore, mi ha fatto rientrare anche se mia sorella era un'infermiera, però a lei non la potevo crepare di vedere. Voleva vedere solo a me e basta. Però io sono esperto per fare siringhe e tutto. Ti sei curato di tuo padre che c'aveva a casa? Sì, sì. E poi quando te lo sono morti hai perso tutto, la casa. Sì, sì, sì. Sorella, quindi ce l'hai una sorella? Sì, e sì. Perché non la vedi? No, è 6 anni quella. Sono 6 anni che non la vedi? E lei che non vuole vedere me. Ti piacerebbe a te vederla? No, 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 no. Perché lei mi doveva fare come tutto a me. Io mi faccio fare tutto da lei, per carità, per carità. Neanche morto. Per comprare una maglietta devo sentire il giudice, ti rendi conto? Perché lei lo so, però è normale, perché ti vuole aiutare, capito? Perché tu adesso stai così. Ti deve avere un tutore. Io non voglio aiutare nessuno. Voglio morire così. L'altro giorno è cascato la scala mobile. Allora, è drogato. Sì, è pieno di droga. E io non la voglio. Perché mi sono drogato come una vita, io non la voglio. Poi Assisi è uno sputo. E da Roma non mi sposto più. Vivo la vita a Roma, dormo fuori, anche all'inverno con le coperte, questa cosa. C'avevo una casa grandissima con la dipendenza, che poi tra l'altro mi devono dare anche i soldi della dipendenza. Che cosa che non mi hanno ridato mai. Fai una cosa, prova a pensare a un sogno, che quando arriva un obiettivo piccolo. Grazie, sei bellissimo. No, scusatemi, però ti faccio l'esempio, lui ci avrebbe bisogno d'aiuto. Cioè, allora, lei sta in forma. Però la Caritas, no. Perché no, non c'ha. Le associazioni, perché non si procurano di dare bisogno a queste persone? Perché io ho lavorato al cinema, non voglio essere senza fissa dimora. C'ho 4 figli, uno mi è morto purtroppo. No, saltare! Fate scendere, raga! No, intanto le persone di una certa età, vedi il signore che abbiamo intervistato, Giorgio, e poi l'hanno trovato. Allora, morto. Lo sai che mi è successo? Allora, la pensione, la penosa pensione, perché io percepisco 300 euro, no? Mi è preso il Sound Jazz,
sai che significa? Doppia decolorazione. Mi è andato un pezzo di cornetto nel fegato e un pezzo nei polmoni. Sono andato in coma davanti ai trombetti. Mi hanno rubato tutto. La polmonite a Bigiassi. Sì, sì. Mi hanno rubato tutto. Sta per strada, cioè sei malato, fragile. Mi hanno rubato tutto. No, infatti è questa la cosa grave, che poi se ne approfittano pure di una persona che magari è debole, lo sa. Sapevo c'è il cimitero che fanno ridere, però mi hanno rubato tutto. Un giacchetto dell'Adidas, i pantaloni, tutto il saccappello mi hanno rubato, tutto. Anche il braccialetto. Mi ha salvato trombetta, E io lo salvo. Mi ha salvato trombetta. Non lasciano così. Non è che uno se muore, ciao, dammi saluto. Poi te spicci quello che l'altro. E come fai? Io mi chiamo, io ho 4 figli, mio figlio purtroppo se n'è andato. A quanti anni se n'è andato, figlio? 23. Mazza, c'è un figlio di 23 anni. Poco tempo fa. La prima c'era 29 e mi ha reso nonno. Meno di 20 anni. A 21 anni. 21 anni, primo figlio. Poi 26 ho attaccato a lavorare al cinema. Parla Michela, ciao. Siamo dominati. Schi, Cicalone, C, I, no, I normale. Vedi, mi compro le iscrizioni, oh, lui. Fare una foto e lasciarla in mezzo alla strada, mi sembra una cosa giusta. No, ci mancherebbe, perché lasciarlo in mezzo alla strada? Ma lui è caduto sulle scale mobili, mi stava a dire. Te sei ma guarda, c'hai ancora la ferita dietro, eh? Sì, quando l'aiuto? Ma ha detto. Perché ci va all'ospedale? Ma perché ti allacci le scarpe così? È caduto, ha sbattuto la schiena. Quello è versamento, quello è liquido, eh? Ma va al pronto soccorso, prova al pronto soccorso quando è così, la ferita, eh? Andare all'ospedale al pronto soccorso, che c'è un versamento così grande. Ma non ti fa male? C'è una botta. Perché se non aiuta nessuno, devi andare all'ambulanza. Ti fa male, vattene al pronto soccorso. Scusa, lui stava al pronto soccorso. Non dici tempo, c'è già. Mo' devi visita Mattia. Mamma, fratello, no, posso fare foto così. Guarda Simo, vieni a vedere pure te. Ah, fratello. Porca troia, Madonna, regà. Madonna, mi è addolorata. Chiama l'ambulanza. Chiama l'ambulanza e fatti portare. No, quella anche... La chiamo io. Vai, chiama. Io. Uno, ma scusa, ma c'è sta... Aspetta un attimo. Perché non l'ho ripreso? No, c'è una ferita brutta, oh. Non sta così. No, questo un po' sta così, ragazzi. Noi lo chiamiamo noi, oh. Ma deve andare, all'ospedale. Quello non c'è, entro, dormi bene. Questo è un mazzo. No, gli viene una cancrena, addio. Una cancrena, gli ho detto pure a lei. Ma ci devi riannare, un po' sta così. Mi sa che è scappato. Che è scappato? Ha il braccialetto. Che ci arriva? Ho visto. All'Umberto prima è stato. Due giorni fa all'Umberto primo. Non mi hanno fatto niente. Ma tu sei stato 2 giorni fa all'Umberto primo, non ti hanno fatto niente. Via Marzala, l'ingresso dei termini a Via Marzala, ora devono venire in ambulanza. Poi le famo venire l'ambulanza, tempo sta così. No, ciao. Ce li hanno nato, stanno di pure loro. Quella è una ferita brutta, eh. Dai una della notte fino alle 5 di mattina. T'hanno fatto niente. Mettite seduto però, ha fatto un'impressione. Questo sta male. Metti dai, Gesù. Mettete per terra così di ambulanza. No, c'è una ferita, raga, che fa paura. Cioè questo un po' sta così. No, è una ferita, cioè proprio una cancrena. Questo deve andare all'ospedale. Allora, non so come si dice. Dai, ecco, fatelo okay. Sta così, così dai, quando arriva. Lo prendo la barella, lo porta. No, ma io ho visto così, ma fa. Gangrene. Basta parlare con le persone. E scopri che lui stava lì seduto e nessuno se l'era filato. In realtà c'ha una ferita che potrebbe portarlo alla morte da qui a breve, per dire. Non solo, tu pensi che è un tossico, invece è uno che sta soffrendo per sì, esatto, bel problema. So, watch Calona Series. Non solo togliere i tossici, perché c'è. No, you need hospital. Yeah. It's not possible to stay here and the other people haven't seen the problem, but the other people have the problem too. It's not possible, can help. All the people have a single problem. The ambulance comes or no? Probably he used drugs. Io pure mi faccio arrestare. Ma sei la guardia. Ah, è vero. She worked with Mel Gibson. Oh yeah? She works with Mel Gibson. Lui è americano, è stato che ha lavorato con Mel Gibson. This is Mel Gibson's... Mel Gibson! Mel Gibson, yeah.
The Passion. You're his agent? The Passion of Jesus Christ. Oh yeah. Primo film a 20 anni. Tu? La ruolo? Passione è Gesù Cristo. No, il ruolo che facevi lì. E la cosa là, è incarminato. Who's her favorite actor? Who's her favorite actor? Come si chiama? La scamorza là. La comparsa. La comparsa. Poi ho lavorato Francesco Ludi e con Cettari. She worked with the Italian actor after. Oh, okay, gotcha. Cosa attaccamo a Trump? Spesso quando chiamano i soccorsi a Termini, la persona viene lasciata da sola, invece è la cosa più importante è che qualcuno stia vicino alla persona, perché poi tendono pure ad andare via. Purtroppo alcune persone qui a Termini sono morte proprio perché non avevano nessuno che si prendeva il minimo della briga di stargli vicino. Un po' fredda questa, vabbè. Sì, no, a sorsetti. Sì, a sorsetti. Beh, ti dico quello che ho visto, insomma. Sì. Il programma che ho visto, appunto, c'era un ragazzo che andava in giro a distribuire la pizza senza tetto, gli dava un po' d'affetto, quattro chiacchiere, ed era tutto, insomma, più di qualsiasi centesimo euro che possiamo dargli. Ma infatti, comunque, sono parlare sono con le persone scopri poi le cose. Mio figlio, siccome sapeva che oggi dovevo fare una visita importante da un medico, sono venuta apposta, e mio figlio mi ha chiesto: mamma, mi fai un favore? Quando vai lì in stazione, fai come ha fatto quel signore, gli puoi dare qualcosa da parte mia? E quindi gli ho dovuto fare una videochiamata per dargli la prova, insomma, che andavo a portargli qualcosa. Poi ce n'era uno che dormiva, infatti mi ha detto: mamma, cerca di non svegliarlo, però ripassaci dopo, ecco. E dovrebbero avere tutti quella sensibilità, comunque. È un'iniziativa bellissima questa. Viene ghettizzata, adesso gli abbiamo chiamato l'ambulanza noi. Sì. Aspetta, rimani giù, rimani giù, rimani giù. Rimani giù, non te muove. Non te muove, eh. La sua sigaretta, magari, dai. Levagli. Corri. È caduto dalle scale mobili, c'ha un ematoma dietro. Ok, ce la fa a fare due passetti, più piccoletti. Ok, venga qua. Ti aiuto. Bravissimo. Piano, vai. Ok. Signora, le sue cose le può portare con voi? Allora, se non ci sono cose importanti, perché siccome lo portiamo in ospedale potrebbero andare perse. Meglio che se le porti, perché qui vanno perse sicure. Qua gli rubano in un attimo. No, ci mancherebbe. Ci vogliamo mettere qui? Sì, chiama da noi. Quello se no non riusciamo a fare. Un grande cicatone. Bella. Oh, lui, guardato bene, perché... C'è una bella roba. Seria, eh? No, aspetta, va per strada, no. Tiriamo giù i calzoni per strada, no. Da forte. La posso dare se c'è sete, gli do a lui. E dai. Tiette l'acqua a portata. Guarda, una sorseggiata. Oh, rimani in ospedale, se ti dicono che devi stare in ospedale. Non usci. Non usci dall'ospedale, mi raccomando. Se quello non lo portava in ospedale, quella è una cancrena, oh. Uscito, giorni fa già ce l'aveva quel problema. Pensa come l'hanno fatto uscire. Ma mo porteranno da un'altra. Comunque io ho detto al ragazzo che lo sta a portare, ho detto: guarda, fatelo vedere subito. Ciao bello, oh, mi raccomando, portatecelo questo all'ospedale. Ma dove abiti? A Latina. Ah, quindi pure che il treno per la Latina? Sì. Con mamma e papà? No, solo da solo sto. Quanti anni c'hai tu? 26. Ok. Mi è stato che è successo? Non è che meni. Perché? No, perché? Se lo voglio già bene te voglio. Perché? Come? E noi sempre? Carlo Varone. Io mi chiamo Mattia. Mattia Pilecci. Ah, pensavo che mi fa qualcosa. No, figurati. Tranquillo, guarda, noi se c'è bisogno di una mano stiamo qua. Ah, è la Latina che sono andato in comunità. Va bene. Dov'è in comunità? Qua in zona? Porto Callari, aspetta, Porto Callari. Quanto tempo fa questo percorso? No, mo ho iniziato, okay. Il primo giorno, l'avevo fatto a giugno. Oggi è il primo giorno? Sì. Dopo le vacanze. È andata bene oggi, è andata bene, perché io sto sotto psichiatra. Sì? Sì. Ok. Seguo da parecchio il psichiatra, perché avevo seguito il CIM. Bravo. Non è andata bene al CIM. È un microfono? Sì. No, io mi sono messo a paura di te. Ma di lui? Ma è dato buono lui? Carlo. Pure a me mette un po' paura, lo sai? Ma io qua va su Rai 3. No. Meglio delle 3. No, che Rai 3? Su YouTube. Se sei d'accordo, Ce lo fai il sorriso, famo insieme, uno, due, tre, ecco qua. Ok.
Meno male. Senti, questo programma quanti giorni ci dovrei andare in comunità? Mo domani mi chiama che mi deve fare 3 domande, mi ha detto il proprietario, quello della comunità comunque, e lunedì mi richiama e devo fare un'altra giornata non so quando. Che mi riprendo. Che mi riprendo su tutto. Che non sto giù, che non c'ho un padre e mi manca, che ho vissuto tutta la discussione con mio padre, perché in poche parole è morto di infarto davanti a me 13 anni fa. Eri ragazzino praticamente. C'avevo 14 anni. Ho potuto fare qualcosa, ho chiamato l'ambulanza e mia sorella, però era morto. Non è colpa tua. Però tu adesso... No, lo so. Sono andato in depressione pure perché c'ho un figlio. Dai! C'ho un figlio e mi ha lasciato la ragazza. Deve fare 4 anni il 27. 27-9-2018 se l'è tatuato il figlio. Bravo. Mi ha lasciato l'ex mia ragazza, sì. E mo sta con un altro. Visto che sono molto debole e sensibile, l'ho presa proprio male, presa. E allora butta tutto l'amore sul figlio. Bravo. Sì, questo sì. Non ci faccio mancare nulla, ci devo mandare mantenimento a spai. Buon viaggio, buon ritorno. Mi raccomando, impegnati sempre. Come si chiama il video così? Cicalone, cerca Cicalone. Cicalone. Fai bene a preoccuparti dell'altro, perché quella è una buona cosa per iniziare. Se tu guardi all'esterno, l'interno tuo ti pare meglio. Io mi sono preoccupato perché lui se l'ha presa male. Mi sono preoccupato. Ma mica ti mette paura lui perché si abbassa. No, lui. No, il coso gli ha strillato, il polacco. Grazie a voi. Buona fortuna per tutto. Ok, grazie. Sei grande ragazzo. Ciao bello. Grazie. Date voi. Come ti chiami? Mattia. Mattia, Michele, Carlo. Date voi. Quando passi tutto loro li trovi tutti. Sempre. Ciao bello. Che ragazzone, oh, chi avrebbe mai detto? Purello, hai visto? Che fai? Tutto a posto? Come stai? Good? Oggi parli però. Ce li hai sigarette? Ci vediamo alla prossima. No, si è spesa. Ah, si è accesa? Che è il nome? Com'è? Tuo nome com'è? Come ti chiami? My eyes. Ok. Ciao. Oggi ha parlato, incredibile, ti ricordi? Perché sennò non parla. No, lui non parla di solito. Vai tranquillo. No, di solito lui non parla mai e è catatonico per quello. Mi ha chiamato per, diciamo, cercare un po' di fare traduttore. Invece mi sembra che no, saga va benissimo. Messo a parlare con lui. C'hai una pronuncia un po' di... però capi bene, quindi io direi che... ero preso ladro. Comunque quello che abbiamo notato è che veramente c'è un insieme di persone di tutti i tipi qui alla stazione Termini. Scuola di botte. Botta risposta. È il nuovo programma sulla Rai. Lo sta a seguire, proprio. Grazie. Bravo. Ciao bello. Bello. Ciao ragazzi. Ma qua siamo venuti a casa. Fondamentalmente far capire è proprio che passeggiando, andando in giro, escono fuori tantissime cose qua sulla stazione Termini e continueranno ad uscire. Quella è la cosa più importante. Poi veramente basta poco. Per aiutare queste persone è quella la cosa più difficile. Stazione Termini è proprio una città dentro la città che vive di regole proprie, con una abitazione, con degli abitanti locali propri. Yeah. Tu ti sei sentito in pericolo? You are feeling danger. Danger here? Yeah, yeah. No. 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 Sto io. Yeah. Harmless. No, harmless. Good. My feeling. Peter è uno che viaggia, è uno che conosce i posti e ha notato subito sta cosa, cioè non si è sentito in pericolo. Perché ha capito che alla fine le persone erano inoffensive. 4 anni e mezzo. Autista. Adesso a dormire in strada. Pure il poro Vincent è tornato. Aspetta, gli ho portato una cosa. Franchino è proprio un cretino. Nice to meet you. Take care. All the best. All the best to you. Vincent, sta stanco. Ti ho portato i pantaloni. Vedi se te stanno. Mo l'avevamo presi per Vince, la prossima volta ti porto, uno per te e uno per lui. Dove te la taglia però? Guarda un po' se te stanno, Vincent. Mi conosci questi? Roy Rogers! Roy Rogers, Marco. Chi è? Abbussa se te serve. Ha fatto la canzone pure Max Pezzali, Sta buono. A domani io.
Io arrivo strada domani, presidente, dici, grande, tu ce l'hai nuovo! Io dici, calma! Guarda! Che lavoro sta facendo? Lui spazza, dov'è che spazzi la strada, Vincent? Che zona? Ah, Grotta Rossa! Dove? Grotta Rossa! Grotta Rossa! Io arrivo, dici! Vincent, grande! Dove arrivo pulisci mia strada? Dove arrivi pulisci la strada? Sì. Le scarpe. Sei pure oppure oggi senza scarpe stai? Sì, io ce l'hai. Io ce l'hai? Come sembra che stai tanto bene? Come ti senti? Come ti senti? Sono morto. Ci hanno detto che non stai bene con lo stomaco pure, vero? Avrà fegato. Fegato? Tu sei fatto 21 anni, ci hanno detto, dentro. Poi sei riuscito a uscire prima, hai detto voglio starmene in giro, godermi la vita, giusto? E mo qui come stai con questi amici? Ti stanno a dare una mano? Sì. Sono bravi? Sì. Vabbè, lui è bravo. Ti aiutano la mattina, mangiare, bere, tutto quanto. Ma non c'hai parenti, figli? C'è nessuno? È solo. Sei da solo? Lo sai che è uscito dopo 21 anni? Trovasse magari il mondo diciamo, così. 19. Quando ti hanno arrestato 19 anni? 19 anni. Però papà e mamma ce l'hai? No. No? Si sono morti quando stavi dentro? Ok. Fratelli, sorelle? Nessuno. No. È rimasto solo, vedi? Sta qua con gli amici. Io sono loro, insomma. E il fatto che non ti senti bene e stai così per strada non è peggio? Cioè se io penso che non mi sento bene e sto per strada. Che c'è voglia di andare a curare? Perché dicevano che ti avevano proposto un'alternativa. Sì. La vita mia è più di qua che di là. Ma tu vuoi vivere, Lucia? Vuoi vivere? Sì o no? Sono 55 anni. E che so 55 anni? Ma tu vuoi vivere? Dipende. Prova ad curare, no? Sicuramente se stai magari un po' in ospedale ogni tanto è meglio, al di là di stare per strada, capito? Prende, è uscito 2 giorni fa lui. All'ospedale? Sì. E perché hanno dimesso? Perché... Non l'hanno dimesso, ha firmato. Ha firmato per NASE. Ah, ok. Lui l'ho fatta la barba oggi. Che ospedale? Lui ha detto che non voleva stare in ospedale, voleva stare non per strada. Cioè, che ne sei andato te allora all'ospedale? 4 mesi... Andai giù. Ti stavano a curare però. Sì. Quindi hai deciso di andare via? Eh sì, dopo 4 mesi. E come ti senti adesso? Normale. Cioè sei stato 4 mesi in ospedale? Eh sì, perché lui t'hanno fatto liberante prima per la salute, giusto? Certo. Mi stava a dire. E tu poi da liberante, poi t'hanno messo in ospedale, lui ha firmato per andare via perché ha detto piuttosto che stammene in ospedale voglio stammene in giro, stacca le persone, cioè e da una parte ti do ragione, però secondo me dovresti stare un po' in ospedale e un po' per strada, un po' e un po', almeno così te curi un po' e un po' dall'altra parte invece devi sai cosa? Presenza assoluta. Capito? No, ce l'ho amici, tutto. Certo. Vabbè, grazie dai Lucia. Buona fortuna. Vabbè, ciao. Sì, perché oggi stiamo con lui che è uno youtuber americano. Lei dice una volta sì, una volta no, molti no. Mi dice sempre che no. Ah, vabbè. Però a me mi diceva che... Sei una bella coppia però, dai. La coppia più bella del mondo. Qui è manicomio ogni... Lurid. Lurid, vero? Neo. Vai, io. Dai, è Giulio, versione Jimmy Page. Adesso qua. Jimmy Page così si mette a posizione proprio da figo. Così. Poi slash così. E invece Beast Robin Fink, Chinese e Guns N' Roses così. Dai, attacca pure questo. Vabbè, è allegro. E dai, io. Lou Reed, Sex Pistols, Monty Python, le camminate beote, il ministero delle camminate beote.
e poi ovviamente Duran Duran and Guns N' Roses. No, adesso no, per tutti i pesi regalati, non, io quando faccio i disegni poi li perdo pure, perché ne avevo fatti qualcuno, ne avevo fatti due bellissimi a lei, uno con la penna Bic rossa e lei di profilo, era un lugar favoloso, poi ne ho fatto un altro in primo piano, devi vedere, con due cerchi così sulle guance, proprio sembrava quasi... Quando è che disegni te? Quando sono ispirato, quando so troppi problemi, non mi metto quando manco. Quando c'è troppi problemi non no, sia quando troppi problemi o quando sono troppo felice. In due modi... Ciao Alessandro, scusa per quella volta Alessandro. No, comunque dicevo, dimmi qualcosa che mi ispira, che tu prima ho visto che mi davi il gancio. No, in faccia, però mi davi il gancio tipo... Ho pure un gancio in faccia. No, no, no. Io ho portato a dormire a casa, ho dormito sulla poltrona vestito che scarpe. Che? Ah sì, a casa. Ma quando sei stato diagnosticato? Diciamo, no, io in realtà sono stomaci, però tutti e due dottori in tempi e modi diversi mi hanno detto tutti e due che in pratica sono stati obbligati, quindi con la forza, quindi sono la vittima del sistema, quel famoso sistema che Johnny Rotten, Iggy Pop, Steve Battles and the Dead Boys e Lou Reed odiano, quindi fotono. Quando invece non avevo bisogno, addirittura ecco perché sono logoroico, parlo elettrico, alcune volte mi sento male, all'improvviso mentre cammino sto bello fresco, mi sento comincia a sudare, sembra che venga aggredito, batte, bello Alessandro, ciao De Rossi e Toto. Come tutti i fan del rock in Inghilterra, dall'Italia, dall'Australia, da tutte le parti del mondo, tutti i grandi gruppi del rock, pure quando per esempio è morto Freddie Mercury, che io abitavo in quel periodo, là, vedevo proprio queste foto dei tabloid di Freddie Mercury, era diventato magro, tutto scavato, no Porello? Mi dispiace, sono un grande fan di Queen pure io, però dicevo, quell'altro musicista invece dei Duran Duran, Nick Rose, è un genio proprio secondo me, però la gente qui in Italia non sa, certe cose non le sa apprezzare perché proprio non capisce quanto è stato importante sia per i Duran Duran, ma sono passati gli anni fino a farmi parte. Oh, sempre un discorso, se no. E quindi, no perché lei mi faceva ridere, mi guardava tutta. Ah no, per, no, è un tic di violenza che mi ha fatto. Non capivo. No, dall'85 trauma in Germania. Ma tu non la togli mai la mano? No, mi hanno cambiato la faccia. Allora, quando uno è bambino comincia a piangere davanti allo specchio e ti viene da mettere così. È una violenza inaudita. Ma non fai fatica col braccio? No, ti ho detto, sono 30 anni, pure a scuola mi coccolavo amiche soprattutto. I maschi non lo vedo. Allora, posso dire sta cosa però? Allora, non mi interrompete, Michele, aspetta, stai disciplinato, ascolta quello che dico a loro. Allora, tu volevi sapere la domanda, che era successo? Non so sicuro, pure, e poi non so se faccio bene perché può essere che loro vogliono dire la cosa seria, no che mi vanno a sparare, però diciamo se incazzano può darsi, no? Non so se è giusto, perché non so se ci ho lasciato passare di loro che posso dirlo. Oggi abbiamo visto veramente delle storie incredibili, che lo stesso Peter, che ha guardato anche un po' in disparte, perché giustamente era la prima volta per lui, un po' addelato, sì. Certo, tra chiamare ambulanze, parlare con delle persone, scoprire anche che le vite delle persone possono essere diverse da quello che sembrano fuori, è una delle cose che andrebbe fatta più spesso, e una delle cose che dimostra che alcune di queste persone, che sembrano all'apparenza molto aggressive, poi alla fine in realtà possono essere delle persone tranquillissime. Questa cosa qui andrebbe fatta da tutti, nel senso, quando tu arrivi alla stazione Termini e vedi uno strano, non ti dovresti fermare alle apparenze. Però detto sto pippotto, noi qui da Termini vi salutiamo con Peter, con Franchino, con Mattia e con tutte le persone che abbiamo incontrato. Ci vediamo al prossimo video, continueremo a venire a Termini. Voi direte perché a Termini, perché Cicalone lucra sui poveri, no, col cacchio. Perché ogni giorno cambia la regola. Bravo, cioè... a Termini ogni giorno è diverso, ogni giorno succede qualcosa, ogni giorno c'è un problema. E proprio perché, per questo motivo continueremo a denunciarli e a farli vedere. Ciao.